Ok, allora, diciamo che ti trovi in piena estate, in un agriturismo, nell'entroterra toscano e ti convinci che andare al mare, in moto, con 38 gradi all'ombra, passando per boschi e campi, potrebbe essere una buona idea solo perché il ragazzo che ti ospita se ne esce dicendo: preparati perché domani non sarà il semplice giro in enduro. Le vesti di Satana. No! Merda, Leo, no! Io non so se lo sai e per questo te lo dico, mi chiamo Simo Pez, racconto storie grazie alle mie avventure su due ruote ed era da un po' di tempo che bramavo un video su una moto da enduro. Sì, perché nonostante mi diletti ogni tanto in questa disciplina tanto bella quanto croccante, non sono mai riuscito a raccontare qualcosa che meritasse davvero, ma poi un giorno ho conosciuto... Marema Berva. Leonardo Tonelli. Ma finiremo un giorno, la vedo dura. L'obiettivo di Agrienduro è quello di ristabilire il contatto tra uomo e natura. Capito? In realtà no, ma andiamo per ordine. Ci troviamo a Casciana Terme, precisamente all'Agrienduro di cui tra poco scoprirai tutto. Stiamo organizzando l'itinerario che ci condurrà fino al mare quando il buon Leo mi inizia a parlare di moto, natura e sostenibilità. Al che mi spiazza perché da lì a breve saremo partiti con dei bombardieri a benzina su per i boschi e quindi molto confuso ma molto curioso di approfondire ho detto: lo facciamo Leo, lo facciamo così. Capito? Ce la facciamo, credimi, fidati di me, ce la facciamo. Secondo me è ce la facciamo, ce la facciamo, ok? Ma hai detto con che mezzo andiamo? No. Rimediamo. Gas 450 2024, questa è la mia moto allenamento. Gas 350 2023, questa è la moto che userà Simone, tutto gas. Nato il 22 luglio 97, Leo è un pilota professionista di motorally. Nella sua carriera ha collezionato numerosi titoli italiani e ha partecipato a diverse competizioni internazionali, tra cui la Dakar. Per chi non lo sapesse, la Dakar è uno dei rally ride più famosi e selettivi di tutto il mondo. È la competizione per eccellenza, quella a cui ogni pilota di fuoristrada ambisce e proprio nel 2022 è riuscito nell'impresa risultando come l'italiano più giovane a parteciparvi. Quindi io non ho mai dubitato di lui perché sapevo che se fossimo riusciti in questa avventura qualcosa di speciale sarebbe saltato fuori. Bel tempo, paesaggi da fare paura, la giornata era iniziata alla grande. Sulla tabella di marcia eravamo messi bene, quindi tra un paese e l'altro ci potevamo permettere anche qualche sosta. Io posso essere una sua mamma, io sono tanto grande. Che anni hai? 27. Tu saresti mio nipote? Nipote sicuramente. No, no, io sono. Figlio magari piuttosto. No, piano ragazzi. Certo. Sempre piano. Non chiedermi perché ho qualche vecchietta nei miei video, ci casca sempre. Bellina, sì. Tra l'altro, quando ti trovavi nel sottobosco non soffrivi nemmeno tanto il caldo e se fosse continuata così saremmo arrivati al mare senza troppe fatiche. Era perfetto. Cos'è portare in due? Ma io dico che secondo me l'80% delle persone direbbe che l'enduro è libertà. Io non la vedo proprio così. Chiaramente è la mia vita, cioè io vivo per questo, se no non l'avrei trasformato nel mio lavoro. Però per me l'enduro è passione, natura, rispetto, disciplina, impegno. Tutte queste cose qui. La nostra azienda affonda le proprie radici su valori legati alla sostenibilità, inclusività e innovazione, con l'obiettivo di ristabilire il contatto fra uomo e la natura. Agrienduro è andata dunque per creare una nuova realtà volta all'organizzazione integrata alle attività sportive a contatto con la natura, avvalendosi di tecnologie all'avanguardia per perseguire una crescita sostenibile nei confronti del territorio e delle persone coinvolte. Cioè, io provo a trasmettere alle persone che porto in giro e che vivono questa esperienza con me
provo a trasmettere i miei valori, no? Una realtà dove posso noleggiare una moto insieme a una guida che mi accompagna a divertire nei boschi senza troppi sbattimenti. Ecco, questo era quello che mi ero immaginato di Agrenduro, sbagliando, perché mi stavo rendendo conto di avere a che fare con molto di più. Una società costituita da persone con valori forti e obiettivi ben precisi. Persone a cui piace sognare e mettersi in gioco. Persone che si impegnano per rendere migliore qualcosa di apparentemente non migliorabile. Continuavo però a non capire come fosse possibile conciliare visioni così valorose con una disciplina come quella dell'enduro. E l'unica soluzione per scoprirlo, beh, era raggiungere questo benedetto mare. In mezzo a nulla qua. Leo, distanza mare, fattibile, ce la facciamo. Non ce la facciamo. Siamo in ritardo, è un caldo incredibile, ma secondo me ce la facciamo, dai. Sarà stato il caldo, la fame o la stanchezza, che ne so io. Certo è che per me, Leo, la strada si stava facendo in salita. La cosa buffa è che da lì a poco la situazione sarebbe pure peggiorata, almeno per me. Guardala qua. Occhio, perché qualcuno ci ha pisciato, Dio. Ci hai pisciato tu? No, io c'era giallo sopra. Che merda. Guarda a fare del bene. Io sono daltonico. Ma sei davvero? Sì, sono daltonico. Non mi dimmelo prima. Allora, sembra assurdo, ma di questo giallo c'era un aspetto molto positivo. Il mare. Sì, perché praticamente eravamo arrivati, quindi dopo esserci goduti il panorama... Questa mano, cosa diventerà? Taglia, Pino, taglia! Ha toccato la cosa! Siamo ripartiti. Leo mi ha offerto il pranzo, grazie Leo. E infine, siamo arrivati. Bello, certo, ma perché voler raggiungere a tutti i costi il mare? E noi abbiamo fatto un accordo con loro dicendo: guardate ragazzi, allora noi dobbiamo trovare il modo di rendere sostenibili le nostre moto. Possiamo riuscire a effettuare il 100% del carbon revolving e quindi abbiamo pensato di fare una collaborazione per, diciamo, riforestare zone, ma soprattutto sfruttare questa opportunità per risollevare tutta l'economia del paese dove vai a piantare l'albero. Ristabilire il contatto tra uomo e natura, riuscirci con delle moto da enduro. Credimi, all'inizio mi sono trovato confuso. Poi però Leo mi ha raccontato della modalità con la quale rendono più sostenibile il concetto di enduro. Quindi che cosa vuol dire? Tutta la CO2 emessa a fine anno dai nostri tour, quindi noi facciamo un conto di quante moto escono, quante ore motori escono, quanto la nostra moto inquinano, e in base a quanto inquina la nostra moto all'anno noi piantiamo gli alberi per riappianare, diciamo, la nostra CO2. Quindi questo giro al mare che significato ha se sapevo già tutto? Un pretesto per trasmettermi in maniera concreta i valori di Agrenduro? Una semplice endurata per divertirci? Entrambi. Perché le parole servono, ma a volte non bastano, e allora devi vedere, toccare e vivere in prima persona per comprendere che questa disciplina, se praticata con una certa etica, può essere divertente e allo stesso tempo incredibilmente sostenibile e rispettosa di ciò che la circonda. Ovvio, una soluzione potrebbe essere quella di non andare nei boschi con le moto, direi tu. Sì, potrebbe essere anche vero. Ma seguendo questo ragionamento avresti potuto chiudere il condizionatore che ti ha tenuto al fresco mentre guardavi questo video. Il punto è che siamo abituati troppo bene per pensare di non impattare in alcun modo su questo mondo e quindi sforzarci di rendere quanto più sostenibile ciò che facciamo trasmettendo valori forti come quelli che ho percepito durante tutta questa avventura, la considero assolutamente un'ottima idea. Perché sai, basterebbero veramente delle azioni banali come raccogliere una cartina, magari prima di pisciarci sopra, unita a progetti un po' più ambiziosi, per fare la differenza. Ho piantato alberi di caffè e di cacao. E che sono quelli che creano più produttività per la popolazione locale. Perché chiaramente un albero di cacao qua fa frutti. Chiaro.